Allora, questi sono tre degli acquerelli fatti nel mercato, essendo più piccole l'immagine viene più nitida, no? Quando abbiamo fatto la videoproiezione sulla carta, quindi è molto più particolareggiata. La scelta sulle foto l'hanno fatta i pittori, no? E quindi c'è chi ha preferito una scena, no? Lì, insomma, due persone a sedere in attesa, chi ha scelto i venditori. Insomma, le immagini sono tutte rappresentanti di piccoli particolari della vita del mercato. C'è per esempio il banchino qua dove ci sono tutti i cartelli, no? Dove vendono pane, schiacciata, insomma, altre cose, no? Poi per l'appunto abbiamo due volte il venditore di carciofi perché si vede che piaceva molto anche questo. E, beh, devo dire che insomma, la tecnica dell'acquarello è una delle tecniche più difficili, no? Da realizzare e quindi il fatto di aver avuto il sostegno, no? Del disegno con immagini che sono molto complesse, con tanti particolari, tante immagini come un luogo pubblico aperto, ha sicuramente aiutato tantissimo loro. Chiaramente questa è una metodologia che si usa soltanto in alcune occasioni, perché poi la pratica del disegno a mano libera è fondamentale per i pittori. Chiaramente non si poteva riempire tutto in biblioteca perché lo spazio doveva essere godibile, no? Quindi come là abbiamo individuato lo spazio scale e come uno spazio possibile, però era per, insomma, con i tre dipinti bastava. Allora, in quella mattinata, sì, lui abbiamo girato un po' in comune, abbiamo individuato, lui ha suggerito questo spazio che è meno visitato in un certo senso, però allo stesso tempo, vabbè, ha un suo pubblico perché c'è un orario d'apertura, qui la gente viene a pagare le tasse, quindi magari vedere qualcosa di piacevole. Quello che devo dire che è stato molto carino è che i dipendenti, insomma, di questi uffici sono state molto felici, no? E addirittura mentre mettevamo questi quadri sono passati due vigili, hanno detto perché non ci fate anche noi qualcosa? Quindi vabbè, ci abbiamo anche insomma, la proposta, l'invito a donare altri quadri. Faccio parte del comitato direttivo dell'Associazione Liberarte e sono stata, quando hanno fondato questa associazione, sono stata chiamata dal pittore Gualtiero Risito, no? Perché si cercava dei pittori se stessi che avessero un percorso, no? Fatto a livello professionale, c'è Mauro Conti. E, niente, io ho partecipato da 3-4 anni che cerco di collaborare con questa associazione e facendo le mie mostre personali e coinvolgendo la mia scuola in attività che fanno loro. È un'attività abbastanza interessante, poi le mostre sono sempre lì alla Villa San Lorenzo e ovviamente come associazione è un'associazione che deve crescere, che sta però lavorando molto, anche grazie all'impegno quasi esclusivo del presidente, di Luigi Vichi, perché è lui che sta da fare. Io propongo solo la mia parte come pittrice o come insegnante di pittura, ma poi non ho altro tempo libero per organizzare altre cose. Io per esempio ho esposto nel 90 alla soffitta, quindi diciamo ai tempi c'era praticamente solo la soffitta, poi ci sono altri posti dove a Sesto si fanno delle mostre collettive che si ripetono ogni anno, no? Però chiaramente per un pittore che fa un percorso più professionale ha bisogno di uno spazio allestito, no? Cioè io secondo me in una mostra ci deve essere la capacità di allestire, di illuminare in modo corretto le opere e contemporaneamente la possibilità che sia un posto visitato dal pubblico, no? Perché sennò si finisce che ci si chiude nel nostro giro e basta. Invece secondo me l'apertura al pubblico è fondamentale.